considera i fallimenti come il tuo più grande tesoro. Perché i fallimenti lo sono, perché i fallimenti sono una fortuna, i fallimenti sono gli step necessari per riuscire a sviluppare sempre più la capacità di realizzare i tuoi sogni, i tuoi progetti, quello che per te è importante. Vedi, il fallimento è importantissimo ed è naturale. Perché la vita è fatta di mutamento, la vita è fatta di cambiamento, la vita è fatta di trasformazione e noi per primi, inseriti in essa, cambiamo, cresciamo, trasformiamo. Allora è normale non avere subito tutte le risposte pronte, è normale non sapere già esattamente come fare tutte le cose e per questo è anche normale, avendo un progetto, un sogno, una visione, fallire. Ma quello che conta non è il fallimento, che è una cosa naturale della vita, è come quelle cose che naturalmente accadono e che noi possiamo anche serenamente prevedere perché è sicuro che accadranno. Ecco, non è tanto questo, è come noi viviamo il fallimento, se come un'opportunità di crescita, di apprendimento, se come un'opportunità per porci delle questioni, delle domande, per cercare di migliorarci, oppure se degli eventi catastrofici, finali, che semplicemente ci costringono a dover cambiare progetto, prospettiva, attività. Ecco, vedi, la questione è proprio questa. Questo ha a che fare con la resilienza, con la nostra capacità di incontrare difficoltà e superarle. Se impariamo a vivere il fallimento come un'occasione di crescita, come un'occasione di trasformazione, come un'occasione evolutiva, allora il fallimento diventerà semplicemente una fase nel grande ciclo della vita, un inverno da superare per tornare in primavera, per tornare nella bellezza, per tornare nei fiori e nell'abbondanza. Ecco, quello che conta è il tuo atteggiamento, è la tua visione e ancora più in profondità il tuo sistema di credo, la tua consapevolezza del fatto che le cose stanno così e se provi a pensarci non potrai far altro che accettare questa semplice grande verità. Tutto è mutamento, tutto è ciclo e tutto questo mutamento passa attraverso diverse fasi. E il fallimento è solamente una fase che se riusciamo ad accogliere naturalmente ci fortifica, facendoci diventare sempre più grandi, sempre più forti.